solo settima la maglia azzurra Konicev. Dopo l'intergiro gran bagarre e si forma un gruppo di 8 attaccanti. Con Pozzi, che vedete, Francesco Frattini, c'è anche Mario Chiesa, con loro ci sono anche Piccoli, la maglia verde del Giro d'Italia, Bortolami, che rivediamo con piacere, ecco Piccoli, dietro a lui Uslamin, vi dicevo di Bortolami, inquadrato adesso con la maglia della Festina, che rivediamo con piacere all'attacco, e in coda Apollonio della Scrigno Gaerni. Qui siamo al rifornimento, un vantaggio che aumenta, 45 secondi dopo 87 km circa di gara. Il gruppo lascia fare, gruppo che pensa al Mortirolo, forse guardando questo cartello, ma in realtà sono i tifosi che vogliono attendere il giro lassù, su quelle pendenze. E prima di quelle pendenze si ritira il russo Vladislav Bobrik, che non vuole parlare, e poco dopo si ritirerà anche Andrea Dolci della Cantina Tollo. E della Cantina Tollo davanti a tutti c'è Alessandro Pozzi con Mario Chiesa e con Sergio Barbero della Mercatone 1, che non vi avevo indicato precedentemente fra gli 8 attaccanti. Sulla prima salita importante della giornata, salita di seconda categoria, vale a dire il passo del Faiallo, allunga proprio Barbero, che recentemente ha vinto il Giro della Toscana, prima vittoria da professionista a 28 anni, luogotenente di Pantani, senza capitano, può agire da solo, si spezza il gruppo dei fuggitivi e in cima al Gran Premio della Montagna transita proprio Barbero davanti a Mariano Piccoli, che arriva con un ritardo di 50 secondi. Gli altri fuggitivi che avete visto in precedenza vengono inghiottiti poco alla volta, l'ultimo ad essere inghiottito è Uslamin. Inghiottiti dal gruppo Maglia Rosa, e del gruppo Maglia Rosa non fa parte niente meno che Enrico Zaina, con problemi fisici, è andato all'ospedale nella notte a farsi visitare, passa sangue nelle urine, non riuscirà ad arrivare al traguardo prima di un quarto d'ora dai vincitori. Arriva al Gran Premio della Montagna anche il gruppo che si avvicina sempre di più a chi? A Sergio Barbero e a Mariano Piccoli. Questa è la situazione, 52 secondi fra i due leader della corsa, gruppo a 40 secondi da Piccoli, e Piccoli viene inghiottito proprio all'attacco del Monte Begua, mentre invece cerca di resistere Sergio Barbero. E bisogna dire che sono venuti in tanti corridori a verificare proprio questa salita per vedere se c'è la possibilità di attaccare oppure per difendersi. Finisce l'avventura di Sergio Barbero, arriva il gruppo dei migliori, gruppo molto ristretto. Vedremo come finirà la corsa fra poco, perché la corsa comincia adesso. Sempre con Giro Sera, siamo vicini a Luc Leblanc, ovviamente tutti gli appassionati di ciclismo sono contenti di vederlo, ma uno su tutti si chiama Cristiano Poggiali di Scandicci, gli comunichiamo che ha vinto la bici di Leblanc, ha praticamente indovinato il pronostico di arriva il Giro. Domani Luc Leblanc avrà comunque la sua bicicletta per correre, questa è una battutaccia, ma per dire che arriverà una volta ovviamente terminato. Vuoi fare i complimenti a questo ragazzo? Sì, complimenti, spero che lui, Cristiano, ho fatto una salita più forte che io la prossima con mi bici. Com'è carino, simpatico. Allora andiamo, si è capito benissimo, andiamo a parlare con Giuseppe Guerrini. Allora, oggi eravate gli uomini più importanti sullo scacchiere, diciamo, di questa tappa. Qual era il piano studiato a tavolino con il vostro direttore sportivo Gianluigi Stanga? Ma noi pensavamo di attaccare sull'ultima salita, mentre invece ci hanno anticipato gli altri. Comunque nel finale ci siamo trovati in terra, abbiamo provato a giocarci la tappa, però è andata male. Comunque ci riproveremo. Senz'altro. Allora, Luc Leblanc, oggi abbiamo visto Tonkov, secondo te è stato più forte nella tappa di oggi oppure nella tappa del Terminillo? Sì, è un'etappa oggi differente che quella del Terminillo. Terminillo, c'est la finale, la metà, una salita di 15 km e oggi, dopo l'ultima salita, una discesa molto tanti pericoloso di 22-23 km. Io penso che il Terminillo è più duro che oggi, perché la pioggia avanti il Terminillo e la gamba più dura. E oggi è solo la corsa dans l'ultima salita, avanti no corsa, solo la salita di 20 km piano piano con la Rosloto che ha fatto un tempo regolare, e solo facciamo la corsa oggi dans l'ultima salita, allora penso lo terminerò più duro. Benissimo, allora noi andiamo a vedere ancora la sintesi del nostro Francesco Pierantozzi, che ci continua a raccontare com'è andata questa giornata. Siamo in salita sul Monte Begua con Luc Leblanc, che prova a assaggiare la resistenza della maglia rosa Tonkov. Ci sono soltanto i migliori, vedete, una decina di uomini, e non c'è Yevgeny Berzin, mentre prova Ivan Gotti, prova ad allungare il leader della Saeco. È in crisi anche il suo compagno Petito, e lui deve cercare
di togliere secondi a Pavel Tonkov proprio in salita. Vedete in difficoltà Berzin, ma non è l'unico, ci sono anche Petito, Coppolillo, Sgambelluri e Ugrumov in grave crisi. Davanti nel gruppo maglia rosa però il più attivo è Nicola Miceli, che quest'anno ha avuto una trasformazione incredibile. Non era mai riuscito da professionista a far vedere quello che valeva in realtà e oggi sul Monte Beigua scatta a ripetizione e riesce a guadagnare terreno sul gruppo. Dietro a lui escono anche Noè e Cepe Gonzales da un gruppo maglia rosa guidato in questo momento da Giuseppe Di Grande, che fa il gregario a Tonkov, ma è uno dei giovani più interessanti del nostro ciclismo, ha vinto il Giro d'Italia dei dilettanti del 95. Colpo d'occhio sui migliori, c'è Gotti, c'è Piepoli, c'è ovviamente Tonkov, c'è Schaefer. E davanti invece si avvicina il Gran Premio della Montagna di Monte Beigua per Nicola Miceli. Vediamo un po' quanto ha di vantaggio, un vantaggio visivo sugli immediati inseguitori, che sono Noè, eccoli là inquadrati, Noè e Cepe Gonzales. Breve tratto di recupero per il gruppo maglia rosa, ma guardate, scivola Piepoli e travolge anche Schaefer alla nostra moto. Lo vediamo in questo replay proposto nel montaggio di Massimiliano Giavarini, ma riesce a ripartire subito Piepoli, ancora una volta a terra. Davanti rimangono in tre, anzi in quattro. Schaefer recupera su Leblanc, Tonkov e Gotti. Si tocca un po' la muscolatura, cerca di rimettere a posto la meccanica della sua bicicletta, mentre a un chilometro dal Gran Premio della Montagna Nicola Miceli. Gruppo maglia rosa ancora una volta, guardate, c'è uno scatto, lo scatto di Luc Leblanc, il controfavorito del Giro d'Italia. Il favorito è Pavel Tonkov, che ha anche la maglia rosa. Lui è l'uomo che deve mettere in difficoltà il russo e ci prova sul Monte Beigua. Ha fatto soltanto degli assaggi in precedenza sulle prime rampe, adesso è uno scatto serio, uno scatto vero, e su di lui chiude Ivan Gotti, mentre Pavel Tonkov chiude con qualche difficoltà in più del solito. In cima al Gran Premio della Montagna passa per primo Cepe Gonzales, che ha recuperato Miceli, e su Miceli si è portato anche Noè, che passa al secondo posto. Il gruppo maglia rosa arriva con una trentina di secondi sui tre uomini che sono in testa: Gotti, Leblanc, Tonkov, e c'è anche, attenzione, c'è anche Leonardo Piepoli, che ha recuperato e quindi, nonostante la caduta, è riuscito a tornare sui primi. Picchiata su Varazze, picchiata molto difficile in discesa, lo dimostra questa caduta di José Jaime González, detto Cepe, il colombiano della Kelme, che era al comando. Sbanda e finisce fra le piante, una caduta quasi curiosa, lo possiamo dire, anche perché non si è fatto nulla. Ma in discesa problemi meccanici anche per Nicola Miceli, il terzetto davanti si sfalda completamente perché foro anche Noè, così in discesa attacca Piepoli, lui che è uno scalatore attacca in discesa, riesce a guadagnare una buona manciata di secondi al gruppo che insegue, gruppo dei migliori che viene rimpolpato anche dall'arrivo di Axel Merckx, di Di Grande, di Serrano, che si erano staccati in salita ma che sono riusciti in discesa a rientrare. Piepoli si presenta a 6 km dal traguardo tutto solo, ma decide di rialzarsi perché su di lui si riportano Di Grande, si riportano anche Merckx e Serrano e il kazako Schaefer, che vedete in questo momento al comando. Siamo ormai a Varazze, prima dell'arrivo una leggera impennata tipo Muro delle Fiandre, soprattutto un problema con la moto di un fotografo che per fortuna non danneggia i corridori, finisce tutto bene. Attendiamo anche il gruppo maglia rosa per verificare il vantaggio che hanno i cinque uomini al comando. Arriva in questo momento, è buono, dovrebbero farcela, mancano ormai meno di 4 km. All'arrivo c'è anche Guerini, gregario di Leblanc, e avete visto in coda Cepe Gonzales che si è ripreso. Prima dell'arrivo soltanto uno scatto di Axel Merckx, che viene comunque ripreso. Assistiamo a una volata a 5, volata lanciata da Di Grande che lotta con Serrano e con Schaefer, e alla meglio Di Grande su Serrano, Schaefer, Merckx, e al quinto posto Leonardo Piepoli. E adesso attendiamo il gruppo per vedere quanto hanno guadagnato i cinque uomini in fuga. Hanno guadagnato poco, hanno guadagnato 11 secondi su Belli, Guerini, Leblanc, Gotti, poi anche la maglia rosa Tonkov. E mentre rivediamo la vittoria del siciliano Di Grande, la quarta stagionale per lui, vi dico che Tonkov è sempre maglia rosa con 41 secondi su Leblanc, 1.07 su Gotti, quarto Noè a 1.49, poi Piepoli al quinto posto a 2.37, quindi il kazako Schaefer a 2.49, Savoldelli è settimo a 2.51 e Di Grande chiude all'ottavo posto con 3.38. Allora, intanto salutiamo Leonardo Piepoli e gli facciamo anche tanti complimenti. Lui ha avuto 4 punti di sutura, si è fatto ovviamente male allo zigomo, però avete visto, è riuscito a concludere egregiamente questa corsa, quindi lo salutiamo caramente. Passiamo subito ad Axel Merckx. Quale errore, potendo, non rifaresti più oggi? Cioè, dov'è che effettivamente c'è stato l'errore che ti ha impedito di vincere? Ma io penso il primo errore che ha fatto è di scattare del gruppo di Luke e di Beppe e Gorini, perché siamo con tre in gruppo e forse abbiamo anche più di opportunità di vincere la tappa con tre che io da solo sul gruppo davanti. Però io sono ancora giovane, devo fare ancora un po' la mia scuola,
per quello che sono venuti qua in Italia. Voglio dire che mi disculpo ai miei compagni di squadra che ha sbagliato oggi, però spero che la prossima volta non ci succedere più. Non succeda più. Allora, noi andiamo dai tuoi compagni di squadra, Luc Leblanc, velocissimamente. Tu si baciano! Una meraviglia! Un momento commovente! Allora, cosa facciamo? No, una domanda a Leblanc, perdonate. Tu sei stato l'unico ad attaccare oggi Tonkov. Dico bene, sei stato, diciamo, l'unico così a lanciare un attacco. Avresti voluto avere più aiuto magari dalla Saeco e da Gotti? Si consultano e poi ce lo faranno sapere. Noi andiamo un attimo, possiamo andare in pubblicità? Ce lo dicono dopo, si consultano e ce lo dicono dopo. Un attimo solo. Che carini. Troppo rapido. Credevo anche quando ero dilettante vincere una tappa con il Giro d'Italia, e poi una tappa che penso che potrà essere la tappa chiave per il Giro d'Italia, per la classifica finale. Se ne parlava di grande. C'aveva ragione chi ci credeva. E tu ci credevi? Sì, io ci ho sempre creduto. E sono parecchio contento di avercela fatta, e ora spero che potrà iniziare per me una nuova vita. Cioè, non è che vincendo questa tappa sono, per me questo qua è l'inizio e mi dà parecchio sprono per proseguire nel futuro. Da Milano a Siracusa è la Mapei che prende tutto, passando tra l'altro per la Russia di Pavel Tonkov. Dopo la vittoria di Missaglia a Camaiore, Missaglia milanese, la vittoria, come vedete, sul palco di Varazze va a Gabriele Missaglia, milanese di 24 anni, mentre il suo compagno di squadra e leader Pavel Tonkov continua a conservare la maglia rosa di leader della classifica generale. Nella distribuzione delle maglie troviamo un proprietario classico della maglia verde, almeno in questi ultimi giri d'Italia. Si tratta di Mariano Piccoli, che anche sulle salite di Varazze è riuscito a conservare il suo primato in questa speciale classifica, così come il russo Dmitry Konyshev è sempre in testa alla classifica dell'Intergiro. Eccolo pertanto premiato sul palco di Varazze con la maglia azzurra. Idem dicasi per Mario Cipollini, il grande velocista, il più grande velocista del momento sicuramente in tutto il mondo, che continua a conservare in questo giro la maglia ciclamino della classifica punti. Per quello che riguarda le squadre, invece, balza in testa alla classifica per squadre a punti la Scrigno di Bruno Reverberi. È la squadra che in questo momento ha ottenuto più punti al Giro d'Italia, ma è anche quella che complessivamente ci ha messo meno a percorrere le strade del Giro, almeno fino a Varazze, pertanto è leader anche nella classifica per squadre a tempi. Da ultimo il combattivo, è il vincitore della tappa di Camaiore, proprio il milanese Missaglia. Siamo diventati di più, allora noi vi salutiamo, appuntamento con Giro Sera domani sempre alle 19.30, la tappa è la Varazze Cuneo. Luc Leblanc non ci ha voluto rispondere, ma sicuramente capiremo quando ci sarà il momento della tappa di Cervinia con che maglia potrà arrivare a Milano. Noi ci auguriamo che il colore, insomma, ti auguriamo, che dici? E di qualcosa su. Che je veux dire pour la finale. Va bene, allora io non parlo francese, noi ci vediamo domani sera 19.30, Giro Sera. Un saluto a tutti i team Polti. Facciamo un saluto rumoroso. Grazie, ciao. Ciao. I corridori si sono lasciati alle spalle il tratto di pavé ed inizia adesso la progressione per arrivare allo sprint. La scivolata di Ushakov. È scivolato Ushakov e forse anche Magnusson è rimasto chiuso in questa scivolata. Si è avvantaggiato un corridore. Non è Magnusson, forse sì, Magnusson. Si è avvantaggiato. E Magnusson era il suo compagno di squadra che è scivolato a terra, ma Magnusson è riuscito a rimanere davanti e al momento ha un buon margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Vediamo il passaggio, Magnusson, bravissimo. Buonasera a tutti gli amici di Giro Sera. Ancora dunque una caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, ha tenuto tutti con il fiato sospeso oggi al traguardo di Cuneo, dove si è conclusa la 13ª tappa del Giro d'Italia, una tappa che ha visto vittorioso lo svedese Magnusson. Una strana volata, l'abbiamo appena vista, e ovviamente questa caduta, e poi una tappa vinta quasi per distacco. Allora, io mi trovo all'hotel Itigli di Fossano, ringrazio i corridori della MG Tecno Gym e i corridori della ASICS CGA che sono qui con me. Adesso passo a presentarveli tutti. Abbiamo soltanto una sedia vuota perché aspettiamo Scheffer, abbiamo Michele Coppolillo, abbiamo Fabio Baldato, abbiamo Andrea Noè, professore con gli occhiali, e tra poco arriverà anche Scheffer. Allora, approfitto subito di Fabio Baldato, oggi è arrivato quinto, però
come dire, potevi arrivare ancora più avanti in qualche modo. C'è stata questa caduta che ha condizionato un po' tutto. Ce la vuoi raccontare? Intanto arriva anche Scheffer, buonasera, benvenuto con noi. Sì, adesso l'ho vista meglio proprio nel servizio in televisione, perché è stato un attimo, non mi sono reso conto nemmeno io di cosa è successo. Vedendola adesso probabilmente mi sono preso un po' paura e ho frenato, mi è uscito il piede dal pedale, mentre Magnus ha avuto più sangue freddo, ha preso la curva piena lo stesso e è uscito dalla curva con 50 metri. Io da parte mia ho fatto un po' da tappo per gli altri velocisti, mi dispiace per me perché non sono riuscito a fare una buona volata, anche perché probabilmente ho regalato la vittoria a Magnus. Allora, noi parleremo di tutto questo giro sera e cominciamo subito con il racconto di questa giornata della 13ª tappa, nella sintesi curata come sempre dal nostro Francesco Pierantozzi. Sono passate da poco le 13, parte la 13ª tappa da Savona a Cuneo, 145 km, si passerà anche da Cengio, dove c'è l'ACNA, fabbrica tristemente nota per l'inquinamento, e adesso anche i lavoratori rischiano di perdere il posto. Fornaciari ci saluta, buongiorno anche a lui, è sempre collegato col suo DS Salutini, tutta l'apparecchiatura è a posto, la mano è di Pippo Casagrande. Il chilometro zero, questi chilometri ancora non contano, vanno fatti, bisogna attaccarsi. Attaccarsi a cosa? La moto condotta da Gianni Zucchetti con il nostro operatore Massimo Schiappino. Questo è il via ufficiale, il chilometro zero, il fisco dell'avvocato Castellano. Sono esattamente le 13.12. Arrivo per velocisti a Cuneo. Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo si pensa ieri e alle ferite di ieri. Questo è il braccio di Dimitri Konicev. Ieri c'era un branco di formichi che mi ha attraversato la strada. Allora è successo così. È caduto Konicev, ma è caduto anche Leonardo Piepoli. Per adesso sto puntando alla classifica a punti, visto che mi sono avvantaggiato notevolmente. A maglia ciclamino lì, arriverò. Per fortuna i corridori riescono a scherzare sulle cadute, ma fra i 148 al via questa mattina, meno 32 dal via di Venezia, mancano Zaina e Simoni. Simoni con una scapola fratturata, Zaina con una prostatite che gli impediva di proseguire il Giro d'Italia. Qui davanti a tutti arriva anche la maglia rosa, intima l'alt, ma viene invece invitato a tirare, letteralmente menare. Mena, gli dice Lietti, lui va davanti, scherza come se fosse un gregario qualunque, invece è leader del Giro d'Italia e riesce scherzando a mettere per un attimo in difficoltà il gruppo. Poi si rialza e vedete, riprende la sua posizione nella pancia del gruppo. Uno scatto vero è di un altro russo, di Yevgeny Berzin, che ieri non è caduto soltanto in classifica, adesso è 21esimo, non vede più la possibilità di vincere il Giro d'Italia, ma cerca di vincere una tappa. La sua squadra non è ancora riuscita a centrare un successo parziale, la Batik del Monte molto sfortunata, con soli 6 uomini al via. Al chilometro 22 si forma un terzetto con un altro deluso di ieri, Roberto Petito, e assieme a Petito e a Berzin c'è anche lo sloveno Kvastia. Al chilometro 23 hanno già 18 secondi i tre attaccanti che insistono, ma alle loro spalle escono altri uomini, altri 17 corridori che vi elenco: Garzelli, Rubiera, Mazzanti, Baldato, Werner, Secchiari, Boscardin, Patuelli, Sivakov, Paluan, Frigo, Sgambelluri, Baronti, Dotti, Podenzana e Forconi. Elenco forse noioso ma doveroso per gli attaccanti. Al chilometro 30 sono in 20 davanti, ma fra questi attaccanti c'è anche Gianni Bugno, di cui non vi ho parlato, che si rialza per attendere la Mapei ed inseguire. Ecco questo momento. Voi invece continuate a seguire Giro Sera, perché adesso è il momento dell'ufficio reclami. Rino Colombo e Gianni Zucchetti mi hanno prestato una delle loro motone, perché sono loro quelli che portano in moto i nostri operatori, per il nostro ufficio reclami di Giro Sera. Mario Traversoni, della Mercatone 1 di giallo vestito, che viene a reclamare contro chi? Niente, io vengo a fare un reclamo particolare da parte di tutte le mamme dei corridori verso Davide De Zan. Voi non ci crederete, ma proprio verso di lui. Continuo a dire attenzione, attenzione 200 volte al giorno. Se c'è qualcuno che è debole di cuore, ci resta schiatta, mochera, basta. 200 volte al giorno non si può dire, ti diamo 3 opportunità per oggi, basta, che sia l'ultima volta. Cioè solo 3 attenzioni? Solo 3 attenzioni, se no qualcuno schiatta, una la puoi far schiattare, ma 200 no, basta. Insomma, dunque, Davide De Zan, ufficio reclami, cosa dice lei? La puoi far schiattare, non è cosa. Michele Coppolillo, la mamma, a te che cosa dice? Mi dice sempre, mi raccomando, il casco, ma io delle volte non lo metto perché è caldo, ma mi dispiace, comunque lei non si arrabbierà. Va bene, allora noi andiamo avanti. Andrea Noè, attenzione, quarto
attenzione, ho detto, questo è terribile, quarto in classifica generale a 1 minuto e 49 da Pavel Tonkov. Allora, dopo aver sempre lavorato al servizio di un capitano, io qui leggo che un anno fa tu eri, lavoravi per i campioni del mondo olano, hai la possibilità per la prima volta di pensare praticamente soltanto a te stesso, quindi può essere questa l'occasione buona per far parlare di te al giro? Ah, per ora sì, adesso domani c'è una tappa adatta alle mie caratteristiche, a quella del mio compagno Scheffer, cercheremo di mettercela tutta per riuscire almeno a mantenere questa quarta posizione. Allora, Andrea, Alexander Scheffer, giusto, sì. Il nome, sesto in classifica generale, di voi si dice attenti a quei due, no? Allora, tu vieni dal Kazakistan, ma in realtà sì. Vivi a Reggio Emilia, quindi sei italianissimo. Dunque, un anno fa sei finito ottavo al giro, quindi sei abituato ai posti alti della classifica. Domani si va a 2000 metri, sul Cervino, attaccherete Tonkov? Questo. Ma attaccare è un po' difficile, però cerchiamo di fare bene quella tappa lì e mantenere quella classifica che abbiamo adesso. Però se c'è occasione da attaccare o provare a vincere tappe, noi proveremo. Non vi tirate indietro. Allora, tra poco noi continuiamo ovviamente con Giro Sera, tutte le emozioni di oggi, appunto le speranze per domani, c'è una tappa molto importante, si va fino a 2000 metri e c'è un caso, Cipollini a rischio di squalifica per il colore dei suoi calzoncini. Tra pochissimo a Giro Sera. La bomba che sta per scoppiare al giro. Mario Cipollini sta per essere squalificato. Perché? Perché uso i pantaloncini che sono non sono di ordinanza, però io stavo sfruttando il colore ciclamino della maglia, la bicicletta ciclamino, ho messo anche i pantaloni. Pare che prenderanno dei provvedimenti molto drastici, vedremo. Cherchez la femme. Sembra che comunque quello che ci ha raccontato Mario Cipollini non corrisponda a verità, che invece stia cercando la scusa per andare lui a casa. Ah, sicuramente secondo me è una scusa, oramai ha vinto le sue tappe, ha voglia di tornare a casa. C'è già andato l'altro giorno a dormire, quindi terrà duro ancora per 10 giorni. E ha visto le spiagge, ha visto il mare, il tempo è bello. Non so, forse spera anche lui che lo mandino a casa, così si fa un po' di mare. C'è solo lui che ce le ha, quindi perché deve rimanere al giro? Così almeno, perlomeno, c'è speranza anche per gli altri, no? Adesso non so se sia vero che vuole andare a casa perché ha paura delle montagne. Io non credo. La verità ve la diciamo ora noi, che cosa c'è dietro questi calzoncini. Che qui tra cadute, squalifiche, salite e vampiri, a Milano ci arriva solo Castellano, avete capito? E avete capito? Quindi non è una storia dei calzoncini. Li abbiamo lasciato con 19 attaccanti, bene, li ritroviamo al Gran Premio Gazzetta dello Sport, al millesimo, dopo 38 chilometri, c'è uno sprint, sprint vinto da Werner su Rubiera della Kelme, c'è un breve frazionamento, ma si ricompone di lì a breve il gruppo dei 19, anche se per la verità il gruppo vero, quello della maglia rosa, non è lontano, lo vedete, tirato come sempre dalla Mapei GB, la squadra della maglia rosa, c'è Paolo Lanfranchi insieme a Missaglia nelle prime posizioni. Gruppo che in questo momento è a 15 secondi e che poco dopo si riporterà sui fuggitivi. Qui siamo già con le immagini in salita verso il Gran Premio della Montagna dei Tetti di Montezemolo, Gran Premio di terza categoria, siamo in compagnia di Yevgeny Berzin, seguito da Roberto Sgambelluri, che sta facendo selezione. In effetti, come ci segnala Radio Corsa, il gruppo si fraziona e in breve si forma un nuovo gruppettino di attaccanti per opera di Sergio Barbero e di Fausto Dotti, che avete visto inquadrati, e di questi altri tre uomini, che sono esattamente il colombiano Cepe Gonzalez della Kelme Costa Blanca, Stefano Garzelli della Mercatone 1, corridore di Besano, di provincia di Varese, e quindi Dmitry Konychev, il sovietico che vive da anni nel veronese, che ormai è italianizzato a tutti gli effetti. Ecco il momento in cui diventano 5 gli attaccanti, noi saliamo al traguardo del Gran Premio della Montagna a Tetti di Montezemolo, dopo 44 km e mezzo di corsa, primo Barbero, secondo Cepe Gonzalez che lotta con Piccoli per la maglia verde, al terzo posto il bresciano Fausto Dotti, poi Dmitry Konychev e Garzelli. Il gruppo viene preceduto dall'Addomada che arriva a 40 secondi dai fuggitivi, poi ecco anche il gruppo con Gianni Bugno nelle prime posizioni, gruppo maglia rosa che giunge con un ritardo di 1 minuto e 2 secondi dai 5 fuggitivi che abbiamo visto in precedenza. I 5 fuggitivi proseguono nel loro tentativo e al cartello dei 100 km all'arrivo, che non è questo inquadrato, hanno un vantaggio sul minuto rispetto al gruppo che nel frattempo ha ripreso l'Addomada. Dopo 100 km di corsa arriva la notizia del ritiro di Citracca. Ah, nulla, 2 giorni che ho problemi di gastroenterite, niente, mi si gonfia lo stomaco e
non è il caso di andare avanti così. Ci saluta Citracca, lo salutiamo ovviamente anche noi, ritorniamo invece in corsa, alle spalle dei cinque fuggitivi escono altri due uomini col cambio a ruote Shimano che li attende, quindi hanno già un buon vantaggio sul gruppo. Si tratta di Pippo Casagrande e di Alessandro Baronti, due toscani. Non ce la faranno a riportarsi sui cinque fuggitivi che si presentano invece all'Intergiro a Dogliani. Dopo 74 km 800 metri di corsa ne mancano 70 all'arrivo e c'è Konicev che precede Dotti, Barbero e Cepe Gonzales, quindi Garzelli. Gli uomini che vedete inquadrati sono Fabiano Fontanelli e Daniele Contrini, che riescono invece a riportarsi sui cinque proprio dopo l'Intergiro di Dogliani. Così diventano in sette al comando e riescono in quello che hanno invece fallito prima Baronti e Casagrande e poi un gruppettino di 11 che tentavano di riagguantare i cinque fuggitivi che hanno dato il via a questa fuga sul Gran Premio della Montagna. Sono in sette al comando, siamo al chilometro 87, li ritroveremo fra pochissimo per il finale di gara. Sono scalmanati qui, mentre noi stiamo vedendo la sintesi, finiremo tra pochissimo di vedere appunto la sintesi di Francesco Pirantozzi. Una domanda per Michele Coppolillo. Allora, io ho sentito oggi un tuo dirigente, Persani, che arrivando qui ci ha detto, siccome non lo vedete inquadrato, ma qui vicino c'è un santuario, il santuario di Cussanio, beh, questo dirigente ha detto, io sono andato dritto dritto e ho acceso un cero, perché la sfortuna a questo punto è troppa. Michele Coppolillo che dice? Un periodo che non va bene, purtroppo la sfortuna ci persegue un po', ma speriamo che accendendo un cero le cose va un po' per il meglio. Insomma, tu hai fede? Ho fede, sì, tanto il giro è ancora lungo, speriamo in bene. Allora, noi intanto andiamo a vedere l'ultima parte della sintesi, prima però una domanda breve, breve, proprio piccola ad Andrea Noè. Zaina è ritirato, questo vuol dire che tu diventi l'uomo che traina tutto? No, io non divento l'uomo che traina tutto perché c'è anche Schäfer. Comunque a noi dispiace per Zaina, era una grossa pedina e più eravamo meglio è. Ora siamo rimasti in due, abbiamo perso anche Simeoni e in due cercheremo di fare quello che dovevamo fare in quattro. Non abbiamo dubbi. Sintesi, la fine, diciamo così, della sintesi, il gran finale, in tutti i sensi, ne parleremo anche con Fabio Valdato, sempre Francesco Pirantozzi. Rieccoci in corsa con i sette uomini al comando: Garzelli, Contrini, Fontanelli, Cepe Gonzales, Fausto Dotti, Dimitri Konicev e in coda col casco Sergio Barbero a fianco della maglia azzurra di Dimitri Konicev. Il loro vantaggio ha avuto anche un'impennata superiore ai due minuti, poi si mettono ad inseguire le squadre dei velocisti, qui Lachi, la squadra di Leoni e soprattutto la Saeco, la squadra di Cipollini, che oggi ha rinunciato ai pantaloncini ciclamino per evitare multe e forse addirittura una probabile squalifica. Davanti provano a resistere, ma è difficilissimo. Quando le squadre dei velocisti entrano in azione il vantaggio automaticamente cala, è un traguardo che Mario Cipollini non si vuole far sfuggire, sarebbe il quinto successo a questo Giro d'Italia e questo è il momento, a una trentina di chilometri dal traguardo, quando i sette uomini che erano scattati sul Gran Premio della Montagna, prima cinque poi diventati sette, si arrendono. Il gruppo ritorna compatto, i corridori passeranno una prima volta da Cuneo e poi l'arrivo dopo un circuito di 20 chilometri. Ma c'è un nuovo scatto operato dal tedesco della Roslotto ZG Thorsten Schmidt, arrivato quest'anno con Argentin, che prova a sorprendere i velocisti, prova ad anticipare la volata che sembra ormai scontata. Alle sue spalle esce anche Angelo Lecchi, un atleta di classe che ha avuto grossi problemi nella sua carriera. Una curiosità, l'ultimo ad usare i pedali di vecchio tipo, ma anche lui ormai si è arreso alla tecnologia che avanza. Come un missile passa Angelo Lecchi, Francesco Frattini della Batik del Monte, che cerca di conquistare questo successo che gli manca, entra in curva in una rotonda e guardate, scivola letteralmente, ha preso troppo velocemente questa rotonda, finisce a terra, per fortuna nulla di grave, ripartirà. Thorsten Schmidt intanto è già sul traguardo di Cuneo, deve affrontare l'ultimo giro di 20 km, ha un vantaggio di una ventina di secondi su un gruppettino che precede il gruppo vero e proprio, un gruppettino competito in coda e questo è il momento in cui Thorsten Schmidt viene raggiunto da Chiesa, Loda, Sivakov, Galletti e appunto Petito. Quindi sei uomini al comando, vantaggio esiguo sul gruppo, provano ad uscire anche dei contrattaccanti, Velo, Bortolami, ma senza fortuna. Il gruppo viene ricompattato dalle squadre dei velocisti, ultimi ad arrendersi Galletti e Chiesa che avevano provato a resistere. Traguardo sempre più vicino e prova Lietti a sorprendere Cipollini e tutti gli altri che vogliono disputare la volata. Lietti che in passato ha vinto anche una tappa al Tour de France, ma non c'è niente da fare, il gruppo si riporta su di lui
E senza essere noiosi vi dico che il traguardo è sempre più vicino. Nuovo tentativo, Paolo Bettini dell'MG Tecno Gym, sfortunatissimo l'altro giorno, inseguito da Frattini che si è ripreso e ha ancora voglia di attaccare, ma c'è poco da attaccare, il gruppo è lì e si ricompatta, ormai c'è solo spazio per la volata. Eccola, un uomo dell'Amore Vita Forza Arcore davanti a tutti, si volta, cerca il suo compagno Magnusson, poi si sposta davanti a tutti, in questo momento c'è Ushakov, scivola anche Ushakov, attenzione, finisce sotto le transenne, ma non c'è tempo per la regia per seguirlo perché la volata è lanciata, Magnusson è davanti a tutti e sta vincendo per distacco, Cipollini alle sue spalle non riesce a riportarsi su di lui e Magnusson ha tempo di voltarsi più volte e di preparare i festeggiamenti, secondo successo al Giro d'Italia per lui dopo la vittoria di Nafpaktos dello scorso anno. Al secondo posto arriva anche Rossato a procedere Cipollini, poi Traversoni e Baldato. Nel frattempo rivediamo la caduta di Ushakov senza gravi conseguenze per il corridore del team Polti e mentre rivediamo la gioia di Magnusson vi dico che in classifica generale non è cambiato nulla, Tonkov è sempre leader in maglia rosa, domani l'arrivo in quota a Cervinia. Fabio Baldato, ma perché sono caduti? Che è successo tecnicamente? Ma la curva era abbastanza scivolosa, l'asfalto era molto liscio, però lì è stata la velocità troppo eccessiva. Poi l'anticipata, lui veniva da uno scatto perché ha passato la fila, quindi andava un po' più veloce di noi che eravamo già in fila con Mondini, Magnusson e io a ruota di Magnusson. Il problema è stato la troppa velocità oggi, no? Non c'è niente da dire. Allora, noi invece facciamo una domanda che mi piace molto, mi ha interessato tanto, la faccio a Scheffer. Allora, Tonkov e LeBlanc sono rimasti nelle primissime posizioni negli ultimi 700-800 metri. Questa ho saputo che non è una cosa, diciamo così, non troppo regolamentare, è una cosa abbastanza pericolosa perché vediamo che ci sono cadute. Secondo te fanno bene o fanno male a rimanere nelle primissime posizioni negli ultimi metri? Sicuramente fanno bene perché evitare che ultimo chilometro sempre c'è cadute, fanno distacchi, tanti corridori rallentano, fanno buchi. Uh-huh. Meglio stare davanti, più sicurezza, prendere secondi così. Più sicurezza, se lo dice lui ci crediamo assolutamente. Allora tra pochissimo a Giro Sera tutte le maglie di questa giornata e soprattutto il pronostico di questi signori che sono schierati qui con me per la tappa di domani, molto importante, quella del Cervino, tra pochissimo. 28 anni dell'Amore Vita Forza Arcore, vincitore di tappa sul traguardo di Cuneo, mentre il russo Pavel Tonkov della Mapei continua a conservare il primato nella classifica generale, dovrà guardarsi dagli avversari nella tappa con arrivo a Cervinia. Sarà il giorno dei grandi scalatori, tra i quali probabilmente anche Mariano Piccoli, premiato in questo momento con la maglia verde della classifica della montagna, maglia alla quale è affezionato. Affezionato anche sicuramente il re dei velocisti Mario Cipollini, messo in difficoltà da una caduta nella tappa con arrivo a Cuneo, che continua a festeggiare la sua maglia ciclamino della classifica a punti. Per quello che riguarda la maglia azzurra invece, quella dell'Intergiro, un vecchio proprietario in maglia azzurra ormai dal primo giorno di questo Giro d'Italia, si tratta del russo Dmitry Konishev. Giuseppe Di Grande è il combattivo di giornata per la tappa vinta a Varazze, pretende parecchi baci dalle miss Giuseppe Di Grande, il compagno di squadra della maglia rosa Pavel Tonkov. Per quello che riguarda le classifiche a squadre, ecco il team Polti premiato come squadra che ha collezionato più punti nella tappa con arrivo a Varazze, ma anche come squadra che ci ha messo complessivamente meno tempo a chiudere la tappa di Varazze, il team Polti di Luc Leblanc. Allora, il pronostico di Michele Coppolillo, generoso, coraggioso, gli vogliono tutti bene, dico bene? Allora, chi arriva? Primo, secondo, terzo, domani a Cervino. Ugrumov, LeBlanc e Gotti. Io metto LeBlanc, Gotti, Tonkov. Baldato. LeBlanc, Gotti, Tonkov, Baldato, l'ho detto io, ma non voleva dire che tu saresti arrivato quarto, insomma. Andiamo dall'altra parte, all'ASICS, Andrea Noè cosa dice? Microfono. Per me vince Scheffer, secondo Tonkov, terzo LeBlanc. E per Scheffer? Per me LeBlanc, Tonkov, Gotti. Allora, signori, questo è il pronostico. Domani la diretta di Rete 4, questo ve lo ricordo, inizia alle ore 14. Vi faremo vivere una tappa particolarissima. Arriviamo fino a 2000 metri, quindi praticamente la tappa la potrete vivere tutta quanta comodamente seduti a casa. Basta che teniate la TV accesa su Rete 4. E domani a 2000 metri alle 19.30 ci saremo anche noi di Giro Sera. Quindi vi aspettiamo. Grazie e arrivederci. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.